Cari amici della mia vita spaziale, eccoci ritrovati con una nuova puntata dedicata a noi e al nostro rapporto che abbiamo con i nostri smartphone, i nostri tablet, insomma tutto il mondo digital. Lo sentiamo subito dopo la nostra sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. In questa puntata di questo podcast parliamo del nostro rapporto con tutto il mondo digitale. Infatti non sempre è facile gestire quello che abbiamo tra le mani o in tasca, cioè il nostro smartphone. Viviamo in una società dove la gente gira ormai con la testa china, ci sono anche dei problemi proprio di cervicale dovuti a questo in gran parte della popolazione che ha in mano il cellulare, proprio perché siamo sempre lì a guardarlo. Se voi andate in un autobus, in un ristorante, oppure vi mettete fuori da una scuola a vedere i ragazzi che aspettano l'autobus per tornare a casa, li vedete tutti immersi dentro questi piccoli schermi e sono tutti lì che si chattano, che parlano, che scrivono. Soprattutto c'è un grande problema anche di insonnia oggi, perché tante persone non riescono più a dormire oppure hanno un bisogno compulsivo, anche quando sono distesi sul letto, di andare a vedere il proprio cellulare. E ci sono anche degli studi in proposito che dicono che quando lo schermo emette determinato tipo di radiazione di luce, l'organismo si attiva con determinati enzimi, determinate sostanze che vanno nel sangue, che ci rendono quindi molto attivi dal punto di vista proprio del riposo. E infatti, per esempio, Apple ha inserito nei suoi smartphone, negli iPhone, una modalità di luce un po' più giallina, come dire notturna, si chiama Night Shift, che ti permette di far riposare un po' la mente e gli occhi. Ma non è solo un problema di tecnica, è un problema di autogestione del proprio rapporto che ciascuno di noi ha con il cellulare. C'è gente addirittura che ha la sindrome da vibrazione nella tasca, cioè ogni tanto sente una specie di vibrazione e sembra quasi che suoni il cellulare, mentre in realtà non è vero, ma siamo talmente abituati a sentire questo tipo di vibrazione che quasi ci siamo, come dire, abituati. Bene, voglio segnalarvi in questo podcast di un interessantissimo podcast che parla proprio di queste tematiche, che per me è stata una vera e propria scoperta ed è stato molto molto utile. Il podcast si chiama Equilibrio Digitale e le note del podcast, dove scaricarlo su Spreaker, su iOS o altre piattaforme, ve le metto in Telegram, che è la piattaforma che io uso per dirvi un po' tutte le cose che vengono segnalate dentro questo podcast, La mia vita spaziale. C'è proprio il canale La mia vita spaziale che potete trovare su Telegram. E questo podcast è fatto da Luca Conti ed è un argomento molto interessante e direi anche molto attuale, soprattutto in un'epoca in cui si parla di privacy, di invadenza, come dire, dei social network, di Facebook in modo particolare, nella vita personale di ciascuno di noi. È un podcast di Luca Conti, dicevo, prodotto da Piano P, che è un sito, anche questo ve lo metto nelle note dell'episodio, che è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici, che tratta diversi temi. C'è una squadra molto molto buona che ci fa riflettere un po' su queste cose, e in modo particolare Luca Conti ha fatto questo podcast, che è stato pubblicato con poche puntate. E non ne trovate molte, adesso, come dire, è chiuso, perlomeno in sospensione. Però ve lo segnalo lo stesso, perché quelle poche puntate che lui ha pubblicato sono veramente dei piccoli gioielli. La prima puntata, per esempio, si chiama Equilibrio Digitale, è la puntata un po' di lancio. Siamo dipendenti dalla tecnologia. L'autore Luca Conti parla proprio di questo, cioè la teologia non è positiva o negativa, ma non è nemmeno neutrale. Chi immagina e sviluppa, per esempio, applicazioni o servizi web,
ci influenza e noi siamo influenzati da queste applicazioni anche senza rendercene conto. Per esempio, le notifiche come concetto sui social network, sullo smartphone, sono pensati come un servizio utile a non perdersi gli aggiornamenti, ma fanno leva su un meccanismo psicologico che lui analizza proprio in questa puntata del podcast, di ricompensa casuale che determina quindi la dipendenza, crea proprio una specie di dipendenza con la dopamina che gira per il sangue. Le abitudini che reputiamo essere dannose, quindi per la nostra attenzione, per le relazioni, anche per la produttività, possono e forse devono essere cambiate, riconoscendo alcuni segni che noi ci dicono che siamo dipendenti, perché ciascuno di noi, se gli viene chiesto, soprattutto se è dipendente dalle notifiche, noi diciamo no, assolutamente, però ci sono alcuni segni che ci dicono in maniera inequivocabile che c'è proprio una dipendenza, e allora dobbiamo reagire e sostituire questi segni delle altre abitudini che siano più positive, piacevoli, che ci attraggano, che abbiamo voglia di fare, che però, come dire, ricoprono lo spazio che prima era occupato dalle notifiche. La cosa molto interessante di questo podcast Equilibrio Digitale è che è veramente un gioiello anche di come si fa un podcast. Ci sono, per esempio, dentro delle, diciamo, c'è un sound design, cioè dei piccoli interventi sonori che lo rendono veramente molto piacevole e molto azzeccati rispetto a quello che viene detto. Insomma, non voglio spoilerarvelo, ma andate a vederlo. Vi dico solo i titoli un po' per incuriosirvi di queste puntate. La prima è Siamo dipendenti dalla tecnologia. La seconda è i social media, il lavoro e la produttività, come influenzano i social media sul lavoro e la produttività. Terzo, la tecnologia che ci aiuta a stare in salute. E il quarto, un concetto che a me è molto caro e che sto applicando anche nella mia vita, che è il minimalismo digitale, cioè meno tecnologia, più tempo per te, perché il digitale non deve invadere tutta la nostra vita, ma deve essere intelligente e riuscire a, come dire, a rendere la nostra vita sempre migliore, io direi sempre di più spaziale. E questo è quello che questo podcast ci insegna a fare. Quindi quando siete sotto la doccia, in macchina, portando fuori il cane, oppure facendo una passeggiata per la città o lungo il lago, noi possiamo ascoltarci questo podcast con le nostre cuffiette, io ho le AirPods, e con queste ci godiamo il panorama e anche un bel pensiero filosofico che ci aiuta a vivere proprio col mondo digitale. Bene, anche questa puntata giunge al termine e il mio invito è proprio quello di andare su Telegram, di cliccare su questi link che vi metto per poter accedere alle pagine sia di Piano P sia di Equilibrio Digitale, e quindi scaricarvi o iscrivervi al podcast, perché l'autore non si è fermato, tra l'altro, nel pubblicare podcast, ma semplicemente ha fatto una pausa perché è proprio fedele al minimalismo digitale di cui lui è un alfiere. Ecco, ha voluto così darci poche cose ma molto di qualità per riuscire a entrare nelle nostre tasche e quindi anche nel nostro cuore. Ecco, quando andate su Telegram, ho recentemente anche pubblicato un piccolo tool che ci permette di lasciare dei commenti su Telegram. Ecco, vi invito ad usarlo, così lo testiamo insieme, perché nei canali di Telegram non si possono lasciare commenti, cioè è un canale unidirezionale, io pubblico e voi ricevete le notifiche, quindi i contenuti, però invece con questo tool voi potete interagire e fare le vostre domande. Ricordo che per fare le domande al podcast, che alle quali posso rispondere, potete registrare un messaggio audio che potete inviarmi al mio canale personale di Telegram, che è A Brugnoli, tutto attaccato, nome, cognome, A Brugnoli, e così vi posso ascoltare, entrare in contatto con voi e anche darvi qualche risposta dalla mia esperienza e da quello che sto vivendo, rendendo la mia vita sempre più digitale. E tutto questo ci serve per fare la nostra vita digitale una vita sempre di più spaziale.
La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. A cura di Andrea Brugnoli.